Solo ispirare, ma cioè, ragazzi, assomiglia a una perla di Pandora. Stiamo scherzando. Questo fiore, che è stato il mio secondo fiore perché il primo, lo faccio vedere, è distrutto. Molto bello, mi piaceva, però si è distrutto. Cioè, appena l'ho preso dal fornetto, l'ho toccato per vedere, ho fatto così, vedere se era duro e si è spezzato in mano come se fosse pane o briciole. Ok, quindi ha la mezza perla rosa, antico, ed è bello così, non mi piace, così. Che io prima non li volevo fare perché sinceramente erano troppo banali, però poi l'ho fatto e mi è venuto abbastanza bene. Un attimo, solo aggiusto un attimo le cose. Ecco qua. Ho appena visto che dentro a quella scatolina c'è un
ecco, se ne calzo anche scarpa di Harry Potter. Che ho visto il tutorial di Yolanda Zitto. Poi metto tutte quelle che dico, perché se mi ricordo dei tutorial vi dico tutti quanti. Casomai ve lo scrivo giù nell'info box. C'è questo polpo, che è stato anche questa delle prime. Perché questo era Kids, quindi non si mantiene tanto bene. E ho visto il tutorial di Yolanda Zwitz, che potete trovare tanti tutorial in inglese, in italiano, giapponese, non so perché lei dice che non si fa, poi non lo so, comunque è molto brava. Se uno è fan di Favezzi, andate a trovare Yolanda Zwitz e fate, lei ha fatto anche un tutorial su Favezzi. Sale con se mi viene forse ve lo dico, con il koala e la ciambella, che abbraccia la ciambella, un croissant e un macaro. Questi sono stati uno dei primi croissant e macaro, invece questo è stato uno dei secondi, perché prima avevo fatto il panda e ora questo è stato uno dei secondi zenzi che ho fatto, ma uno dei primi più precisi. È carinissimo, ragazzi, cioè, è meraviglioso, mi piace un sacco, però sta andando male, molto male, perché non sto facendo più gli occhi kawaii, poi questo fatto che tagli per fare le gambette, sto facendo molto, ma molto più profondo e mi piace tanto questa cosa. Poi li prendo tutti assieme, casomai così ve li faccio vedere tutti assieme. Sono orecchini, iniziamo da questi popcorn che sono molto vecchi, infatti sono saltati gli occhi, la bocca, tante altre cose. Questi 2 ore che volevo assegnare a 2 ore, scusate. E questi che ho fatto ultimamente, che sono di marshmallows, che però questo è più intrecciato e questo è meno intrecciato. Però comunque mi piace un sacco. Ok, poi scusate, questa ciambella che prima aveva le orecchie. Questo che ho fatto anche in tutorial, ma mi sono vergognata di metterlo su YouTube, infatti lo metto dov'è le cose che non mi piacciono, dove sta questa orribile perla. Poi questi 2 marshmallows che sono uguali a quelli che vendo, quindi vi faccio vedere solo uno, sono questi in pratica, però ne sono usciti 4, 2 ne vendo. Passiamo allora, le bamboline ve le faccio dire l'ultima perché sono meravigliose, almeno non mi vorrei vantare, ma mi piacciono tantissimo. Allora, poi ho questo orsetto super kawaii. No! Ragazzi, no, dai! Mi sono caduti gli occhi, ma era così bellino. Allora, ragazzi, cioè, questo, allora lo faccio con i colori a olio lì. Scaraggiamo perché li passerò sicuramente, è carinissimo, ho fatto la pigra. E comunque ho preso spunto dal fiore, non tanto Jay. Poi appunto questa è la torta che ho fatto vedere, quella là ordinata. Se la prendo forse ve la farò vedere, che è più grande però fatta male, molto male, questa è molto più precisa.
Ok, passiamo alle bamboline. Allora, c'è questa qui e questa qui, che questa è una ragazzina, volevo fare così, e questa è un'elfa, che è caduto un piede e una mano. Vabbè. Poi, questa è un'altra elfa, mi piace tanto, e questa è una ragazza col cappello a orso che mi è caduto accidentalmente. Talmente, scusate, l'orecchio, che sta qui. E vabbè. E questo tutorial l'ho preso da DebbieArts e questo invece da Yolanda Twitz, che guarda questo. Cioè, lei ha fatto il maschio e ho fatto la femmina, però comunque non sapevo fare il corpo, non sapevo fare i capelli, non sapevo fare le scarpe, quindi ho preso spunto da lì e qui invece ho visto dei. Cioè, mi sono ricordato il video di quello e ho visto anche delle foto. Passiamo alla più bella in assoluto di bambolina, che è enorme, cioè ragazzi è così grande. Non posso farvelo vedere perché la telecamera è piccola. È così grande ed è una creepy doll e mi piace tanto. Ragazzi, ieri sera ci ho messo tipo 30.000 anni, ma dietro fa schifo, se lo dico anch'io, ma avanti è bellissima, non voglio andare. Io ho preso il video da DebbieArts. Ok, ora passiamo agli oggetti creativi, che do un bacione ad Alice, che mi segue, appunto Alice Santoro, che ti do un grosso bacione, che mi ha dato tutti questi cartoncini per fare i biglietti da visita. Allora, mi ha dato questo qui, giallo, che sono di varie dimensioni. Fogli, però credo che trattengono. Ragazzi, io questo video sto facendo col mio telefono perché l'ho sempre fatto con il mio telefono, però oggi ne farò un altro e farò i miei panetti di Fimo e lo farò con la telecamera. Ok, muoviamoci. Poi questo rosa molto bello, antico. Anche dei colori molto, cioè, bellissimi. Ho ombrato questo rosso che dal telefono sembra acceso. Questo che dal telefono sembra blu cobalto, ma è un po' più, poco più scuro di questo, diciamo che è turchese. Molto bello. Poi questo che è rosso. Già ve l'ho fatto vedere. Poi c'è questo l'arancione che non vi ho fatto vedere e l'ultimo che è questo che mi piace tantissimo ed è fucsia. Yay! Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao!